Amici, ben ritrovati da Kimoto. Sorrido perché non dorme, non dorme. È arrivata la tempesta e non dormono più, finita esatto. La pacchia. Dico, le occhiaie fino alle ginocchia. Stai benissimo come sei. No, tanti complimenti, veramente. Grazie, auguri, fantastico. Grazie mille. Poi ci racconterai, faremo certo. Una puntata solo sui pianti di notte della bimba. Va bene, perfetto. Okay. Dovrei provare se oltre la macchina funziona anche la moto. Sai che i bambini li metti in macchina e dormono. Farò adesso ormai è proprio la stagione. Farò un tentativo più prova, avanti. Prova, assolutamente. Allora, è finalmente arrivata. Eccola qua, sì, la tua R660. Abbiamo i primi due colori, l'Acid Gold e il Marcel Red, l'Indaco, che sarebbe la bianca e blu, quella tributo dell'originale Touareg anni 90, arriverà adesso nelle prossime settimane. Per gennaio avremo disponibile anche questa terza colorazione. Va bene, moto che è disponibile per il test ride, come certo. Cita l'adesivo sul cupolino. Esatto, infatti adesso ti do due dritte, due, e poi ti mando all'avventura. Così va poi bene? Ne parliamo a ragion vedute dopo averla... Esatto. Dopo averla guidata, immagino tu voglia far vedere come si fanno a selezionare. Allora, prima in giù, le altre sono in su. È un trazione anteriore o posteriore? Integrale questa. È integrale, esatto. Ok. No, dai, a parte scherzi, semplicemente le mappe, se vuoi giocare e sbizzarrirti un attimo col tastino qui sulla destra, premi e cambi. Le mappature sono quattro. Allora, l'off-road, che adesso tu ovviamente userai. Sì, qua a Paderno è certo. Molto off-road. L'individual, che è quella che puoi completamente personalizzare. Adesso ovviamente non è impostata, perché poi ognuno se la fa. L'explorer, un uso stradale un po' più allegro, diciamo il giro alla domenica, mettiamola così, dove uno non è che deve stare tanto a badare, a andare via per il sottile. E la urba, una mappa un po' più tranquilla, magari per tutti i giorni, casa lavoro, una moto un po' più docile, senza consumi esagerati e via dicendo. Queste se le vuoi provare, dopo entriamo più nel tecnico. Ok, va bene? Allora mi carico il Pascal e andiamo. Certo. Ti fidi? Certo che mi fido. Io se fossi te non so se mi fido. È lui che non si fida di te, infatti viene con uno scooter a parte. Torniamo subito. A dopo. Diamo un'occhiata allora, mentre ci mettiamo alla guida, alle caratteristiche tecniche di questa nuova moto di Aprilia. Il bicilindrico parallelo da 660 è rivolto in avanti, è un'unità di ultima generazione, molto compatta e soprattutto molto leggera. Nonostante la sua stretta relazione con l'unità RS Tuono, il motore della Touareg 660 presenta alcune impostazioni dedicate per adattarsi alla guida adventure e off-road con i migliori contenuti della categoria. Nuova la fluidodinamica per ottenere specifiche curve di coppia e potenza. Nuova coppa dell'olio ridisegnata per aumentare l'altezza da terra senza intaccare l'altezza della sella. Nuovo sistema di aspirazione completo di alloggio del filtro aria di facile accesso. Nuovo anche il sistema di scarico con scarico alto. Il picco di coppia è a 2000 giri in più in basso rispetto a quello dell'RS, lo troviamo a 6500 contro gli 8500 di RS. Il livello di coppia è più prestazionale già ai bassi regimi per offrire una maggiore trazione e una miglior reazione della moto. Aprilia è all'avanguardia nell'elettronica con alcuni dei più potenti supporti di assistenza pilota disponibili sul mercato sotto forma di Aprilia Performance Ride Control, il famoso APRC. Questo pacchetto è progettato per una maggiore sicurezza dei piloti meno esperti e per migliorare le prestazioni per i motociclisti più esigenti. Touareg 660 è dotata di un sistema APRC dedicato, sviluppato per un uso in off-road con impostazioni specifiche per ottimizzare le prestazioni in tutti i tipi di terreno. Vediamoli nel dettaglio: Aprilia Traction Control, regolabile in 4 livelli, più off-road. Aprilia Engine Brake, imposta la risposta del freno motore quando si chiude l'acceleratore e si scala la marcia, è regolabile su 3 livelli. L'Aprilia Engine Map consente di modificare il carattere del motore e l'erogazione della potenza, regolabile anche questo su 3 livelli. Anti-lock Braking System, l'ABS è regolabile in 3 diverse modalità, on, solo sull'anteriore e off. E poi l'Aprilia Cruise Control, comodo nei viaggi più lunghi, permette di mantenere una velocità impostata senza usare l'acceleratore. Il telaio ha una struttura a traliccio in tubi d'acciaio, specificamente progettato per utilizzo in fuoristrada con la giusta flessibilità e rigidità. Il motore è ancorato a 6 assi grazie a nuove staffe anteriori in alluminio. Questo layout aiuta a mantenere il giusto livello di rigidità con una struttura a basso peso. Manubrio conico in alluminio per fornire la giusta posizione di guida e il maggior controllo possibile in ogni situazione.
Sospensioni e freni, la forcella anteriore USD da 43 è completamente regolabile con 240 mm di escursione per garantire la capacità di affrontare qualsiasi tipo di ostacolo con la giusta sicurezza. Escursione posteriore di 240 grazie a un pacchetto dedicato con un unico ammortizzatore completamente regolabile completo di un sistema di collegamento per offrire la giusta progressione del carro posteriore. Forcellone posteriore in alluminio lungo e dritto per offrire la giusta trazione in condizioni scivolose. Doppio disco freno anteriore da 300 con pinza flottante Brembo a doppio pistoncino assiale e pompa assiale. Disco posteriore da 260 con pinza flottante Brembo. Alice, a parte una manata di gas che ho dato involontaria nel cambiare la mappatura e Pasquale lo stavo perdendo sul terzo dosso che c'è di là in zona officina. Infatti è arrivato che c'aveva i capelli così. Lo sai, aggrappato, lui mi stringe forte, 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 mi dice anche, mi sussurra delle parole dolci nell'orecchio. Perché ti vuole bene. Fortunatamente nell'orecchio dove non sento, per cui non recepisco. Allora, senti, due parole anche sulla linea. Quando l'hai vista, ti è piaciuta? Te l'aspettavi così? Sì, no, dai, dal vivo sono rimasta più contenta, perché tutte le bozze, i disegni, le cose, le anteprime che si vedono ti danno poco a volte l'idea della proporzione, della dimensione. Invece vederla con mano, ti dico onestamente, mi piace e inaspettatamente immaginavo che il colore, diciamo, preferito per me potesse essere il bianco e blu, che è quello che dicevo prima che deve arrivare. Sì. In realtà, viste dal vivo, anche queste due colorazioni non sono per nulla malvagie. Anzi, ti dirò, qualche cliente che era partito deciso di prenderla blu, poi ha visto la rossa per dire la presa rossa. Perché comunque, tutto sommato, hanno il loro perché. A me è piaciuta molto questa gialla, cioè sì, tra le due prenderei la gialla, anche perché di giallo non c'è niente di concorrenza. Allora, questo Acid Gold è un colore che da un anno e mezzo a questa parte, Aprilia, ha iniziato a proporre. Che è lo stesso di quella dietro a Pascal, giusto? Con l'RS 660, sì. Poi sulla Tuono 660, insomma, ha preso un po' un nuovo filone, una colorazione sicuramente giovanile, ok? Sì, sì. Infatti a te piace, giustamente. Un po' diversa, giusto? Io sono giovane dentro e fuori. Bravo. Cui... Il classico nero-rosso, i colori Aprilia tipici, tradizionali, quindi non poteva mancare, e poi appunto la bianca e blu che arriverà a tributo al Touareg degli anni 90, che tu non sai, tra l'altro, che di là in officina si sono messi a riesumare 1000 cadaveri di Touareg che avevamo in cantina. Ce le abbiamo ancora? Le abbiamo. Un giorno facciamo una puntata. E un giorno la facciamo. Li hanno rimessi tutti un po' in sesto, dal 125 al 250 al 350. Dai! Sì, vabbè. Sai, fantastico. Che si divertono. Comunque, entrando un po' più nel concreto e nel sodo, diciamola così. Allora, la piattaforma motore 660, che è stato proposto come prima volta sulla stradale l'RS, poi arrivata la Tuono, adesso in versione Touareg, quindi una moto, un enduro stradale. Qui siamo su un enduro un po' più con la E maiuscola rispetto a tante proposte che si sono viste negli ultimi anni, non so, mi viene in mente la V85, certo. Sì, anche lei è un enduro Moto Guzzi, però qui Aprilia ha voluto fare una moto che si potesse usare sia tutti i giorni, uso quotidiano, casa lavoro, la gita la domenica, anche col passeggero, perché poi si può attrezzare di borse, bauletti, parabrezza, manopole riscaldate, di tutto di più, però comunque lasciandole un DNA un po' più vero, un carattere che veramente... Enduro vero, enduro vero. Allora, sì. Qui l'enduro lo puoi fare veramente, non solo quell'eccezione, la strada bianca, che magari devi fare i 200 metri per arrivare all'agriturismo un po' disperso. Qui puoi fare un enduro un po' più impegnativo. Infatti abbiamo il 21 classico, il 18 dietro come gomme, le forcelle e ammortizzatore completamente regolabili, entrambi con escursione da 2,40, la forcella anteriore da 43 mm, pinze Brembo, il motore, abbiamo detto, è il base 660 rivisto per l'utilizzo enduro, cioè nel senso, qui una moto di questo tipo non ha bisogno di una coppia a 3000 giri, che so io, quindi la coppia è un po' più in basso, un po' più di trazione, un'erogazione un po' più appunto pronta sull'immediato. Lo stesso motore è stato rivisto nei punti di ancoraggio, quindi 6 punti di ancoraggio rispetto ai 4 e 2, quindi un po' più rigido, forcellone lungo però maggior trazione, cioè
è stata studiata ad hoc, l'altezza, la luce a terra, hanno cambiato il sistema della lubrificazione, vabbè non ti sto a entrare nello specifico perché poi onestamente non lo saprei neanche fare bene, però hanno rivisto la coppa dell'olio e tutto per alzare un po' il motore, ok? Il serbatoio, capienza da 18 litri, un'autonomia fino a 450 km. Questo ti fa capire che se vuoi farci il weekend non è una moto che ogni 200 km sei all'autogrill. L'hanno sviluppato in maniera verticale, non so se hai fatto caso, la moto è molto stretta. Sì, sembra, guardandola non avevo avuto quella sensazione lì, tutt'altro ho avuto la sensazione di una moto grande, imponente. Anche lunga, invece hai ragione, poi quando ti sposti ti rendi conto, esatto, che... Esatto, l'hanno fatto apposta per, allora innanzitutto andare un po' diciamo a colmare la difficoltà che potrebbe esserci per il pilota non altissimo, perché la sella ha un'altezza di 86 cm, quindi oggettivamente la misura è quella, però essendo molto compatta non la necessita, gamba scende più facilmente, bravo, certo. Esatto. Idem il discorso per chi volesse fare, come diciamo prima, un enduro un po' più impegnativo e quindi una guida in piedi, non hai una barca tra le gambe, cioè la moto è stretta e la controlli bene, capisci? Cioè hanno avuto proprio delle accortezze ad hoc. Idem il discorso di APRC, che è il pacchetto elettronico Aprilia, ormai iperconosciuto e ipercollaudato, imitato da tutti perché ormai è stato rivisto ad hoc per questa moto, quindi... Manteniamo il cruise control, le tre mappe motore, le tre mappature del freno motore, il traction control su quattro livelli, disinseribile volendo, e idem l'ABS regolabile su tre livelli, compreso anche la possibilità di escluderlo, perché non su tutte le moto si, cioè può, questa, escludere, si certo. può escludere. Questa che proprio per sua vocazione magari necessita in alcuni momenti di togliere l'ABS, mettendo la mappa off-road puoi anche toglierlo. Non potevano fare un prodotto così con il quale veramente vai a fare enduro, se certo, vuoi, senza, capito, poter disinserire l'ABS. Una cosa ad esempio su cui però sono stati bravi, che è una stupidata però io lo dico, le gomme tubeless. Cioè una moto come questa in origine dovrebbe nascere con le camere, però è una cosa che oggi la sensibilità odierna... Il cliente storce un po' il naso, però se tu vuoi puoi mettere la camera. Lei esce tubeless, ma puoi aggiungere la camera se sei uno nudo e crudo, certo, capito? Certo. Se si alza il cupolino, non te l'ho chiesto. Il cupolino no, c'è, cioè, come, okay, optional. Però prepara parecchio, eh? Allora, bravo, sì? Infatti è una cosa che hanno studiato in Galleria del Vento. C'è come optional un cupolino maggiorato. Okay. No, era solo una domanda, avevo visto la manopola, pensavo si potesse alzare, però devo dirti che la protezione, allora, che offre... in realtà tra paramani tutto è abbastanza, diciamo, già completo e protettivo. Le mappature, facciamo vedere a PASC, prima te l'ho fatte vedere velocemente. Allora, ovviamente la moto ha tutta una serie di controlli, di impostazioni. Nel menu, dopo qui ci si può divertire, allora ci sono appunto le varie mappature. Se tu selezioni quelle, diciamo, impostate, che sono la off-road, la urban e l'explorer, lui ti fa vedere ogni singolo controllo a che come livello tarato è messo, okay, e non lo puoi modificare. Se tu invece vai nella individual, entri nei vari controlli e li puoi anche modificare, ok? Tenendo premuto, oppure lo puoi anche resettare, metti che hai fatto un pasticcio, dici torno a zero. Quindi puoi veramente personalizzartela. Altre diavolerie che oggi ovviamente si inventano, quindi il codice di controllo, la possibilità di acquistare la Aprilia Mia, che è l'accessorio che ti permette di collegare il telefono al cruscotto, gestisci navigatore, musica, chiamate, cioè fai di tutto, cruscotto, orologio, la luminosità regolabile, il display, vedi l'alerta illuminazione, veicoli, cambio marcia, la calibrazione delle ruote, cioè che sono tutti dei sistemi. Ripeto, il pacchetto elettronico Aprilia è molto complesso, io non entro troppo nel dettaglio perché sennò siamo qua due giorni a parlarne, però veramente ha un pacchetto, un'elettronica pari a quella di moto da 20-26 mila euro che possono essere le RSV4 elettronico. Tutto rivisto e adattato per quello che serve su un veicolo di questo tipo, cioè qui l'antimpennata non l'hanno messo, ma cioè, non è che ti serve, non è che fai le partenze Pascale, a Mugello. Per quello ci stavamo capottando io e te, perché... Vedi, oppure il pit limiter, con questa non ci andrai mai, no, esatto, nella corsia dei box, quindi... Poi tante volte io sono anche dell'idea che meno cose ci sono, meno cose si possono rompere, quindi quello che serve c'è, certo, altre mille diavolerie. No, beh, mi sembra già tantissimo come dotazione. Sì, sì, il cruise control c'è già, poi puoi accessori alle manopole riscaldate, ci sarà anche un accessorio per controllo della regolazione della pressione dei pneumatici, cioè veramente
È una moto completa, okay. Non si Senti, può dire so già nulla. Che ti chiederanno lo scarico, si può cambiare, non si può cambiare. Sì, a me allora, questo piace molto, però sai che qui, lo scarico di serie qualcuno dice no. Allora, la moto è appena arrivata, quindi abbiamo già una prima, diciamo, proposta di accessori ben nutrita. Lo scarico arriverà anche lui, è da immaginare. Sai anche te che adesso con l'Euro 5 gli scarichi after omologati purtroppo hanno preso dei costi. Possiamo dire imbarazzanti, sì. Ecco. No, motivo però, per il quale comunque uno scarico di serie è già un buono scarico, non è brutto. Magari potrebbero studiare, che ne so, per chi vuole uno scarico di cui ho aperto non omologato, però non so quanti ne facciano un uso solo fuori stradale, cioè con quelli di solito ancora te la cavi con cifre abbastanza contenute, però arriverà sicuramente. Aprilia di solito collabora con Akrapovic, se non fosse Akrapovic lo farà l'Arro, l'SC Pro, cioè aziende certo. Comunque. Va bene, senti, un modello unico praticamente, allestimento unico per sì. Il momento o ci saranno delle... No, allora il modello è lo stesso, c'è una piccola differenza sul prezzo, nel senso la Gold e la Rossa costano 11,990. La versione tributo, quindi quella blu e bianca che arriva adesso nelle prossime settimane, 12,690. Ok, quindi un 700 euro circa, ma è soltanto una questione di colorazione di prezzo. Lo dico anche per chi fosse interessato, le blu arriveranno in quantità un po' più limitata. Ok, però quindi dotazione è tutto la moto è identica. La moto è identica, è solo una questione di grafiche. È una scelta, non sta a noi giudicarla, perché non penso che la vernice blu costi di più di quella gialla, però è stata fatta un po' questa scelta. Rispetto alla concorrenza, come vi ponete in questo segmento con questa moto? E allora, come prezzo? Sì. Come prezzo siamo forse un filino più alti, ok? Anche perché poi adesso sta arrivando, non so se abbiamo visto tutti a lei, ma tutta una concorrenza di marchi, dalla Kajiva che hanno ritirato fuori la Lucky Explorer, la Moto Morini, su questa fascia. Ovvio, prodotti non possiamo da verificare, diciamo. E diciamo cioè, non made in Italy, ecco, mettiamola così. Quindi la qualità, la componentistica, tutto il know-how, quello che c'è dietro è sicuramente diverso da altri veicoli che portano un nome importante, ma poi di base, magari se tu vai a vedere, sono altre cose, capisci? Poi c'è, vabbè, la concorrenza, che però io non metto neanche tanto in competizione, di tutti i marchi che potrebbero essere, i giapponesi. Non so. Sì, i giapponesi, oppure marchi, non so, come Benelli, che negli ultimi anni si stanno un po' facendo. Ah, ok, no, io mi riferivo facendo più ai marchi. I giapponesi, qui c'è il Tenere, ok, cosa che anche lì, però, se tu, adesso noi non siamo Yamaha, quindi io non conosco bene esattamente le cose, però da quanto mi dicono i clienti, se tu vuoi il Tenere base, sì, è vero che costa meno. Se vuoi quello, chiamiamolo Adventure, non so, o Rally, comunque la versione un po' più da enduro, costa uguale se non di più, capito? Loro hanno, mi sembra, due versioni. Ok, no, ma quello che volevo capire da te è se tu, che poi alla fine rappresenti questo marchio da tanti anni con la famiglia, sì, con Kimoto, mi sembra che tu sia convinta, cioè un mezzo che ha il prezzo sì, giusto sì, per quello che dà. Allora, noi quando una cosa arriva, per noi meno costa più siamo contenti, sì, così. Certo, ovvio, però, che se questa moto costasse 9.000 euro... Però ci sono tanti di quei temi che ci hai espresso, ci hai fatto capire, capisci? Guidarla, poi ci si rende conto che è un'Aprilia e le Aprilia non esatto, nascono per caso. Da ma quello, nascono... dal riscontro che abbiamo avuto, dai clienti che l'hanno già acquistata, perché ne abbiamo già venduta qualcheduna, addirittura ancora prima che arrivasse, moto sono state vendute, poi il cliente ha anche avuto modo adesso in questi giorni di provarla, quindi è stato un'ulteriore conferma della sua scelta. Sono tutti contenti. Cioè, ovvio, chi guarda questo prodotto soppesa anche il contenuto e quindi capisce che una moto di questo tipo non può costare 9.500 certo, euro. Se tu cerchi altre cose o comunque ci sono degli elementi che non ti interessano, allora magari quegli 11.000, 11.500, 12 che sono, possono sembrarti non poi così giustificati. Però tutto sommato... diciamo il che il prodotto 12... c'è e come sì, se c'è. Sì, 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 assolutamente. Bene. Messaggio ricevuto, c'è qualche formula finanziaria? Allora, la moto è appena arrivata, okay, quindi siamo, diciamo, all'inizio, le moto tra l'altro ci sono in questo momento, non abbiamo grosse problematiche di consegne, come sempre non mi sbilancio, invito a venirci a trovare. Possiamo fare la permuta, abbiamo varie formule di finanziamento, tra cui anche il tasso zero, cioè ci sono tante soluzioni. Poi per i clienti che desiderano acquistarla, sul prezzo noi cerchiamo sempre di essere propositivi o anche
come abbiamo già fatto, volessero acquistare degli accessori, abbiamo una formula anche di acquisto includendo magari un buon pacchetto di accessori, perché borse... Più o meno il pacchetto completo per finirla. E qui allora con gli accessori, se inizi a aprire il catalogo ti fai del male, perché... Ma borse, qualcosa... Cioè, ma c'è di tutto, borse, bauletto... Cioè allora qui mettere su un tris di borse purtroppo... Devi sempre mettere in conto, anche oggi col prodotto, anche non originale, di spendere quei 500, 600, 700 euro, anche di più. Mm-hmm. Perché poi c'è la borsa in plastica che ha un costo, la borsa in alluminio ne ha un altro. Cioè, quelle da elettricista, giusto? Sì, quelle che ha Pasc, la sua valigetta. Sì, quelle che ha Pasc, sulle telecamere le mettono sulle moto, di solito. Esatto, okay. A trolle. No, ci sono... Con tutto rispetto per gli elettricisti, ma loro le usa per lavoro, no? Chi le attacca alla moto, vabbè. Ci sono tante soluzioni e abbiamo un'offerta anche su quello, okay. Che poi, ripeto, invito sempre a contattarci. Penso di averti detto tutto. Come sempre. La cosa migliore è venirla a provare. Noi siamo qui, ci chiamate o... ci si può registrare sul sito Aprile, oppure ci chiamate, facciamo noi la registrazione. Così, dai, più bello, no? Chiamano te e vengono a provarla. Però sai, tanto qualcuno potrebbe non aver piacere a parlare con me. Sì, quindi... parecchi, me lo dicono in tanti. Io Alice proprio non la posso vedere, io non ci vado dall'Alice, proprio è antipaticissima. Dai, va povera, bene. Che non dorme di notte. Sì, infatti. Ciao Alice. Potrei venire a lavorare di notte, visto che tanto sono sveglia. Anzi, prenotate il test ride di notte. Okay. Facciamo come i supermercati H24. Ciao Ali, a presto, ancora ciao. Complimenti. Ciao, ciao. I'm on.